dei politici. Io semplicemente per così, sottolineare una straordinaria coincidenza. Mantova è all'attenzione del mondo in questo momento per una serie di eventi. Mi voglio solo soffermare sulla Celeste Galleria, un patrimonio di espressione artistica che ha segnato secoli della cultura figurativa internazionale, europea, per dire, no? Ed è molto bello che qui oggi ci sia un popolo così giovane di artisti che vuole esprimere attraverso l'immagine ciò che deve comunicare con questa novità tecnologica. Ed è altrettanto bello, per me è stata una sorpresa vedere qui il maestro Manfranco, ci siamo visti l'altra sera, casa sua penso, sì, due sere fa. E vi, così, una piccola cosa, sul suo tavolo ci siamo seduti, abbiamo voluto un bianchino, dato che chiacchieravamo. Perché il maestro usa la tecnologia moderna, è molto attento, è un appassionato di fotografia, è molto attento alla evoluzione tecnologica rispetto alle immagini. Quindi ecco, mi fermo lì, vi faccio tanti auguri e sottolineo semplicemente questa coincidenza di cose. Quindi buon lavoro e speriamo di vedere tante belle cose. Intanto rapidamente, buonasera a tutti, benvenuti a Mantova, a molti di voi, penso che si senta, molti di voi sono vengono da fuori, quindi li consideriamo ospiti graditissimi. Beh, ha colpito anche a me trovare uno dei nostri maestri più illustri, un decano dell'arte mantovana, anche se ancora molto giovane, vicino ad una manifestazione che è, potremmo dire, in una fase di febbrile e appassionata sperimentazione. Io faccio un assessore a tempo perso, mi considero un pittore un po' all'antica, però, e però il fascino delle cose che ho visto e di queste nuove tecnologie è molto grande. Devo anche dire che in fondo Lanfranco penso che possa essere d'accordo, il Novecento è stato un secolo di grandi sperimentazioni e fino a un certo punto i pittori hanno sperimentato col pennello come hanno potuto, facendo leva soprattutto alla loro immaginazione e alla loro creatività. Ecco, io credo che questi nuovi strumenti siano strumenti per potenziare ulteriormente le capacità creative. Non intendiamoli come strumenti morti, come strumenti passivi, perché altrimenti loro perdono anche il loro fascino. Io credo che vadano considerati come strumenti. Poi è il vostro cervello, la vostra creatività che sa dare a questi strumenti la dimensione della poesia e dell'arte. Credo che questo sia l'augurio che mi sento di fare come amministratore, ma anche come appassionato della ricerca e della cultura artistica. Grazie anche all'amico Sometti che di questa cosa me ne ha parlato a suo tempo, anche abbiamo parlato anche con lei se si ricorda, e volevo anche, pensate che per un po' di tempo abbiamo pensato di ospitare questa mostra alla Casa del Mantegno, in quella che noi consideriamo il tempio, uno dei templi assieme a Palazzo Te, Palazzo Ducale, dell'arte mantovana, della cultura, ma direi della cultura internazionale. Poi problemi un po' logistici le date, ma noi ci abbiamo pensato per dirvi la considerazione che abbiamo anche di questo mondo e di questa ricerca. Grazie.